iniziare ormai l'ultimo chilometro dell'edizione 2016 della Liegi Bastogne Liegi. Ci sono questi quattro uomini davanti, eccolo lo striscione dell'ultimo chilometro. Prova ancora lo svizzero della Orica, Michel Albasini, a rilanciare. Dietro c'è Rui Costa, il gruppo non è lontano, il gruppetto che è rimasto, un Valverde non molto brillante quest'oggi, giornata freddissima, Albasini davanti. Dietro Rui Costa, in terza ruota c'è l'uomo della Sky, che è Wouter Pauls. Poi attenzione anche a Samu Sanchez, Albasini sta dando tutto negli ultimi 700 metri, non chiede neanche il cambio, non l'ha chiesto neanche prima. Ora si deve stare molto attenti, attenzione che dietro sta recuperando Ilnur Zakarin, che aveva già attaccato in precedenza. C'è ancora un falso piano prima di arrivare all'ultima curva e poi lo striscione d'arrivo. Ultimi 500 metri di questa Liegi Bastogne Liegi. C'è Zakarin, eccolo inquadrato, il gruppo ormai non rientrerà più. Il russo ci sta provando da solo, non sarà facile comunque rientrare perché davanti probabilmente si giocheranno la corsa allo sprint. Pauls si mette in ultima ruota, Albasini sta dando tutto, si sente di essere il più veloce, dovrebbe anche essere il più veloce. Attenzione a Wouter Pauls sulla destra, prova ad accelerare Pauls, ancora il traguardo comunque lontano. L'attacco dell'uomo del Team Sky dietro Albasini resiste, attenzione che forse Rui Costa non ce la fa. Samu Sanchez abbastanza difficoltà, davanti c'è l'uomo della Sky, Wouter Pauls, il gruppo non rientra, anzi Zakarin non rientra, ultimi 200 metri. Albasini è sicuramente l'uomo più veloce, ora un attimo i due si guardano, Rui Costa è dietro, eccolo il gruppo con in difficoltà, c'è anche Wellens, c'è anche Gasparotto, dovrebbe esserci, ecco anche Felline, c'è Bardet, ma seguiamo l'azione davanti, si rimette davanti Albasini, ultimi 200 metri ormai. Ecco l'ultima curva, Pauls, Albasini, poi Rui Costa e anche Samu Sanchez. Prova a partire Wouter Pauls sulla destra del teleschermo, ora l'inquadratura centrale, Wouter Pauls davanti Albasini, dietro vediamo se riesce a uscire lo svizzero. Wouter Pauls prova ad uscire Albasini, eccolo qui sulla destra, vediamo chi va a vincere, ed è Wouter Pauls che va a vincere la Liegi Bastogne Liegi 2016. Davanti ad un immenso Michel Albasini, poi terzo Rui Costa, quarto Samu Sanchez, ora arriva anche Zakarin davanti a Barguil. Incredibile il finale, una corsa davvero impegnativa, difficilissima.